Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione. Oggi siamo qui per provare le creme proteinella. Le ho trovate da Lidl, mi avete segnalato, Giulia, vacci, perché ci sono vari prodottini. Sono rimasta molto 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 sorpresa perché comunque ieri era mercoledì, oggi è giovedì, infatti alle 2 vedrete anche questo video. Lo scaffale era completamente pieno. Cioè, io scioccata, infatti io sono sincera, sono andata lì e ho detto, vabbè, non troverò nulla. Invece ho trovato tantissimi prodottini, cioè non è tantissimi, però i prodottini che non avevo provato li ho presi, perché poi vi feci anche un video mangio per 24 ore sul cibo proteico, ve lo lascio giù nell'info box. Ho trovato tutti e tre gusti, iniziamo dal primo gusto che ho preso, che sarebbe cioccolato bianco. Vi dico, i valori all'incirca l'ho pagata 5 euro. Io di questo marchio ho provato le barrette proteiche e mi sono piaciute tantissimo. Vi lascio il video giù nell'info box. Devo scegliere un bel po' per trovarlo, però vi lascio tutto giù nell'info box. Per 100 grammi, ogni barattolo è da 400 grammi ed è in plastica. Per 100 grammi ha 500 calorie. Poi grassi 35,1 grammo, carboidrati 44,9 grammi. Polioli, no aspettate, mi sto confondendo, zuccheri 8,5, polioli 36,4 grammi, fibre 0 grammi e proteine 15,8. 100 grammi in più rispetto alle altre creme proteiche, una quota proteica inferiore, anche se il barattolo è più grande e contiene più crema, però la quantità di proteine è inferiore rispetto alle altre creme proteiche. Comunque, stavo dicendo, si è spenta la videocamera. È sempre una crema che costa 5 euro e non parliamo di una crema che ne costa 12 o 10. Ha proprio la consistenza proprio di latte, guardate. Assaggiamo. Buonissimo. Il cioccolato bianco non è per nulla chimico, molto piacevole, si sente proprio proprio di latte. Buono, mi piace. Che credete? Il cioccolato bianco non è neanche esso un gusto molto molto semplice, perché io ho provato marchi in cui il cioccolato bianco faceva veramente pena. Invece questo devo dire che mi piace molto. Io mi rapporto sempre anche al prezzo, quindi sinceramente per il prezzo che ha, dopo la devo pulire perché ho fatto un macello. Per il prezzo che ha, secondo me è una crema valida. Potete trovarla tranquillamente al supermercato, quindi da Lidl per questa settimana, poi non so, la prossima fino all'8 maggio. Sono sicura che riuscirete comunque a trovare qualcosina ancora della linea proteica molto buona. Vado avanti con un altro gusto molto particolare che sarebbe Salted Caramel. Questa è la mia seconda volta che provo un gusto del genere, perché il primo è stato con Food Spring. I valori sono molto simili. Che dire, la consistenza di questa è meravigliosa, mi piace tantissimo e quindi non ci resta che assaggiare. No, vabbè. Fermi tutti. Che cos'è questa bontà? Wow. Il caramello salato si sente. Prevale tantissimo, però tipo il cioccolato proprio al latte. Con questo sembra proprio una barretta. Allora, sapete che mi ricorda? Non. Vai Giulia, sporcati tanto, che te ne frega. Non so se avete visto il mio video assaggio, il secondo. Avevo provato con mia sorella una barretta della Lindt con all'interno della linea Helluo
con all'interno il caramello salato. Mamma mia, mamma mia, una bontà esagerata. Mi ricorda tanto proprio questa crema, mi ricorda quella tavoletta. Wow. Caramello salato super super approvato. Cioè, sento anche tipo un retrogusto lieve, ma proprio lieve di caffè, ma veramente raga, proprio lieve, 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 ma ho avuto quella sensazione anche con l'odore, però il caramello si sente e wow. Adoro. Trovate sempre un po' impreparata per quanto riguarda il gusto nocciola, perché solitamente io cerco sempre di prendere gusti un pochino più particolari e non prendo mai nocciola. Anche perché diciamo che nocciola andiamo sempre quasi sul sicuro, quindi preferisco sempre testare caramello salato, per me vabbè il cioccolato bianco, sì, vabbè, giriamo pure il cioccolato bianco, sì, lo so, però il cioccolato bianco proprio mi fa sempre gola, quindi lo devo prendere. Gusto nocciola e cacao, i valori sono molto simili, quindi andiamo avanti. Mi ricorda un po' il gusto del Ferrero Rocher. Devo dire la verità, tutte e tre hanno una consistenza molto molto diversa tra loro. Questa qui è la più densa. Assaggiamo. Ferrero Rocher. È uguale. Sembra proprio il Ferrero Rocher. Il cacao si sente, però lieve, la nocciola si sente molto. Ha proprio quel retrogusto di Ferrero Rocher. È una grande aspettativa. Anche perché ho detto, per il prezzo che hanno, per la quantità, certo, ma. Però comunque sul web ne avevo sentito parlare bene. E quindi ho detto ok, basta, le devo prendere. Sono andata, le ho trovate e le ho prese tutte e tre. Io vi consiglio di prenderle tutte e tre. Sono buone. Non vedo l'ora domani di farmi il mio pancake proteico col preparato e di spalmarci sopra, ovviamente, saltate carame. E quindi nulla, fatemi sapere voi se già le avete provate. E quindi nulla, non mi voglio dilungare in chiacchiere. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Mi raccomando, non perdetevi i video di questo weekend perché sarà un weekend a tema Lidl, a tema recensione, a tema vlog. Quindi mi raccomando, eh!